tra circa un anno si vedrà il nuovo canale di Panama. Attualmente i lavori di ampliamento dal Pacifico all'Atlantico iniziati 6 anni fa hanno ormai raggiunto il 90% di realizzazione e saranno ultimati entro il primo trimestre del 2016. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo canale che, a completamento dell'esistente, consentirà il traffico di navi di maggiori dimensioni, incrementando il traffico commerciale in risposta agli sviluppi e alla continua espansione del mercato dei trasporti marittimi. Si tratta di un'opera mastodontica per l'impatto sull'economia del paese, ma anche per la complessità e la tecnologia impiegata. Il progetto, del valore iniziale di 3.356 milioni di euro, cresciuto fino a quasi a raddoppiare, è stato affidato a un consorzio internazionale, il Gruppo Unidos por el Canal, composto da aziende leader nelle infrastrutture e nei lavori di ingegneria, tra queste anche l'italiana Salini Impregilo.